18 giugno, giorno numero 85. Sorpresa! Ho scoperto di nuovo che numeri sono. Perché? Perché oggi, tra le altre cose poche, ho caricato i video su YouTube che non caricavo da più di un mese e non ho ancora finito perché sono troppi. Tra le altre cose poche che ho fatto, allora, innanzitutto mi sono svegliato di ottimo umore in confronto a... Sto filmando giusto? Sì. In confronto a come mi sono addormentato ieri, ero pieno di buone speranze, pieno di buone aspettative, come al solito. I risultati sono meno buoni. Allora, caricando i video non avevo abbastanza banda per scaricare l'ebook del Don Giovanni che mi ero messo in testa di leggere tutto, allora ci ho messo un sacco. E inoltre ho chiesto anche a Maria se fosse meglio secondo lei che andassi in palestra al mattino o al pomeriggio. Lei mi ha detto vacci prima così hai più energie dopo. Allora chiamo in palestra, non mi rispondono. Era sabato oggi, è strano ma non lo so. Vado là senza zaino, meno male che non l'ho fatto. E è chiusa per lavori ancora. E quindi torno a casa, spendo un po' di tempo su YouTube a trovare dei video di esercizi da combinare. Tra l'altro, ieri notte mi ero disinstallato YouTube dal telefono perché tra le altre cose che dovevo evitare c'era assolutamente YouTube. E oggi devo dire che, a parte i video di addominali, devo essere abbastanza soddisfatto perché non ho usato YouTube, perché di solito lo uso come un riempitivo. Dopodiché, no, prima di che, ho fatto da mangiare un'ottima pasta buona in gran quantità, così ho da mangiare per un po'. Nel pomeriggio ho incominciato a leggere il Don Giovanni, l'ho letto dopo però aver guardato un film e aver perso un sacco di tempo per cercare il film perché non andava mai bene la qualità. E si è fatto tardi, ho fatto gli esercizi per cui avevo scaricato... Ho svolto gli esercizi che avevo trovato su internet. Questa sera mi sarei dovuto vedere con Fabio Bisceglie a una serata che si chiamava Porno, un'esposizione di arte erotica. Mangio, no, mi faccio la doccia dopo gli esercizi, non mi asciugo bene perché sono un cretino, mangio, mi vengono i crampi terribili, mi infilo un cuscino sotto la pancia, cioè sulla pancia, mi appoggio un cuscino sulla pancia e spero che passi. Esco di casa perché avevo deciso in ogni caso di andare, anche se non volevo, ancora, esco di casa ancora con il mal di pancia. Faccio un sacco di puzze sul tram, spero che nessuno se ne sia accorto. Arrivo in questo posto, non era ancora incominciato, aspettiamo un po', facciamo due passi. Lui è andato in palestra, è andato più grosso di me, era, è anche più alto di me, non me lo ricordavo, più alto di me, sono mortificatissimo. Chiacchieriamo un po', una bella conversazione, c'è questa esposizione di arte un po' strana. Io dico a Maria per messaggio che non so se sarei uscito o no, e lei mi dice qualcosa del tipo: no, non uscire perché devi tenere i soldi da parte per le visite ai castelli. Dico: scusa, pensavo fosse gratis come i vostri treni. Lei: ma i nostri treni non sono gratis, neanche i treni, perfetto. E è incominciata una discussione in cui lei mi dice: ma quanto vuoi spendere? Io dico: ma il meno possibile, ma di che cosa stiamo parlando? 0, 10, 20, 50, 100. Adesso lei ha continuato a scrivere, a scrivere, a scrivere, non avevo voglia. Fingo di essere addormentato, le rispondo domani mattina, non ce la faccio. Questa festa vengo in un... Prima un concerto, c'è cioè sia all'interno che all'esterno, c'è una sala danza che fa abbastanza schifo. Vengono proiettate delle immagini, fotografie strane, tipo nudi artistici più composizioni di peni e o parti del corpo e dei video altrettanto strani. La sala da ballo a un certo punto si è svuotata, tutti a vedere qualcosa che accadeva in un angolo. C'erano tre artiste con tamburi e corde e ventagli che legavano in maniera, oserei dire, dolorosa una di loro tre nuda. Dopo essere stata deprivata del ventaglio, poveretta.
Io allora, dopo ho chiacchierato, ho parlato di Tinder con Fabio, ho parlato con qualche ragazza, neanche tanto, non avevo assolutamente voglia. Me ne torno a casa, vado a Porta Maggiore e aspetto il pullman. Aspetto 45 minuti. In 45 minuti passano due pullman, tutti e due talmente pieni che non posso entrare. Allora, stavo incominciando ad addormentarmi lì. Decido di andare a casa a piedi. Sono 3,6 km, penso di averne fatti all'incirca quasi 3, se non più di 3. Dopo 3 km i miei piedi non ce la facevano più, anche perché sono uscito con le scarpe piatte. Aspetto un pullman alla fermata, finalmente arriva, ci salgo, arrivo qua veloce. Oh, mi devo mettere l'apparecchio. Nah, non ho voglia di alzarmi. Eccomi qua. Ho fatto poco niente, io voglio dire. Meglio di niente, ma ancora poco. Meglio di niente, ma ancora poco. Mi piace come titolo, penso che userò questo. Meglio di niente, ma ancora poco. Giorno 18.